Ciao raga, sto per combinare uno dei miei casini. Ho deciso di realizzare uno scherzo che mi avete suggerito in tantissimi nei commenti. E praticamente mi infilerò dentro al pupazzo gigante e dovrò anche stare attento a non rovinarlo. Da quanto visto ha una cucitura qua dietro e quindi se la taglio perfettamente e levo un po' di bambagia che c'è dentro dovrei riuscire a starci, anche perché guardate, è praticamente grande quanto me. Ora Katia non è in casa e mi devo un po' affrettare, anche perché non ho idea di quando arriverà. Quindi se siete curiosi di vedere la reazione di Katia a questo scherzo, vi consiglio di continuare la visione di questo video e di lasciare un like. Io parto subito perché non bisogna perdere tempo. Le gambe, ah ma ok, ci sto allora, non ci trovate, e che ci sta, chissà se si respira qua dentro, ok, vediamo, che fatica raga. Katy! Non ho visto la tua reazione perché sono qua dentro! Luca! Dammi una mano sul filo! Ecco dove eri finito, ecco perché non ti vedevo, pensavo che eri uscito! Fammi uscire da qui! Luca, da quanto tempo sei qua dentro? Sei da tantissimo! Sei stupido! Che cavolo, come ti sei spaventata! Poi la cosa brutta è che io da qua dentro non vedo niente! Hai capito? Tu sei fuori. Cioè io non ho parole, non ho parole! Non ho parole! Oh cavolo! E ora? Che cosa? L'ho tagliato sulla cucitura. L'ho tagliato sulla cucitura e siccome so cucire, te lo aggiusto ora. Non è rotto, se vuoi posso rimanere qua dentro per sempre e farlo vivo. Dovresti farlo, faccio sì. Il pupazzo vivo, non sei mio amico. Non ho parole, mi hai fatto perdere la faccia. Ma come? Sì, no. Ma sei, guarda che non... Dai! È bellissimo, se fosse vero che si muove super. E non sei contenta? Così sei molto molto più carino, lo sai? Oh, grazie! Lo scherzo ha funzionato, raga! Stai attento, per favore! Quindi, raga, me lo merito il vostro like o no? Ma dov'è che sei? A chi stai parlando? Dove sono le telecamere? C'è lo scalino lì, Luca, attento.
Scrivania, Luca. Adesso deve tornare come prima, eh! Beh, quello che ti meriti dopo che me l'hai sfracellato. Hai ragione. Ora lo sistemo. Mi passeresti un attimino la tua valigia, per favore? Oh! Hai visto guarda che bello? Dai! E ora lo devo sistemare, lo tutta la pancia mi è tirato fuori, non ho parole! E poi non è stata proprio una mia idea, me l'hanno suggerito tutti i nostri amici a casa. Mi hanno detto fallo, fallo, e io le ho dato retta. No, non sei felice. Sì, ho letto, ma non pensavo che tu me lo facessi, sinceramente. Ma poi subito. Subito? Infatti. Certo, sai che io non perdo tempo. Ora, guarda, lo stiamo sistemando tutti assieme, no? Raga, non ci stiamo divertendo tutti quanti? Perché qua sotto ne ho messo altro nascosto. Com'è, bello? Cos'è? È un po' bitorzumbo. È un po' zombie. No, io non lo voglio zombie, non lo voglio. Ma lui, non lo voglio zombie. Vai, ora vado a montare subito questo video perché non vedo l'ora di vedere la reazione di questo scherzo. Ok, voglio vederla io la mia reazione. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Tutto colpa vostra stavolta. Adesso deve tornare come prima, E poi, oltretutto, là dentro mancava veramente un sacco di ossigeno. No, meno male che non mi hai fatto un buco davanti. Meno male, meno male. Meno male. Che bello. Mi dimentico sempre un sacco quanto è bello fare gli scherzi per te. Mi vendicherò, Tappilo. Ok, mi vendicherò. Tappilo, questo è l'avvertimento. Bene, raga, questo era lo scherzo che mi avete suggerito voi. Spero di averlo realizzato nel migliore dei modi. Ah, si è ingrossato un pochetto. Ok. E niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!